Ilaria, buongiorno. Buongiorno. Ti ho trovato che condividi le foto, non su Facebook però. Assolutamente no, su Instagram. Su Instagram. Senti, un social che è esploso a Pistoia nei giorni scorsi, avete realizzato un evento che ha messo online foto e foglie con Pistoia. Esatto, sì, grazie. Io faccio parte di Instagrammers Italia e sono responsabile per Pistoia, della sezione di dell'associazione, e in collaborazione con il comune e anche la Giorgio Studentesi Group con il loro progetto di Discover Pistoia, che nascerà a breve, abbiamo lanciato questo Instameet in occasione di leggere la città, che ci ha permesso la mattina di visitare alcuni luoghi molto interessanti della città. Vi ha permesso di visitare, non eravate tre, eravate più di 40 se non sbaglio. Esatto, eravamo più di 40 e avevamo posto questo limite di 40 persone, però in realtà avevamo una lista di attesa lunghissima, quindi per il prossimo evento abbiamo già un sacco di altri partecipanti, perché comunque Instagram è sicuramente un social che sta prendendo sempre più campo, è facile da utilizzare e poi è comunque molto interessante per la condivisione delle immagini, in più riusciamo a scoprire dei posti molto interessanti e le persone partecipano volentieri. 40 per almeno 30 foto per uno, quindi ci sono abbraccia meglio 200 foto in rete, o meno? Meno, perché meno. In realtà ne scattano tante. Quelle di qualità e basta vanno online. Vanno online perché c'è molta attenzione su Instagram, non si pubblica tutto, ogni Instagrammer si cerca di fare la sua galleria il più bella possibile. Quindi non paparazzi ma fotografi di livello. Sì, sì, diciamo che ci provano, anche perché comunque Instagram permette di modificare, di sottolineare, sistemare la propria foto, quindi insomma c'è chi passa anche del tempo prima di caricare una foto su Instagram perché la vuole veramente bella. Senti, e poi queste foto quando sono online hanno un meccanismo di condivisione, di mi piace, come può avere Facebook, quindi si espandono nella rete o muoiono là? No, le foto su Instagram hanno due modalità principali di interazione, che sono i like, quindi i cuoricini, oppure i commenti, quindi generano molto engagement poi alla fine, quindi quello lo andremo a valutare la prossima settimana quando c'è la fase finale, l'ultimo giorno in cui possono caricare le immagini relative al progetto dell'Instameet di Discover Pistoia, andremo a calcolare anche poi l'engagement creato in base a questi contenuti, che poi possono essere lo stesso poi condivisi su Facebook, su Twitter e su tutti gli altri social, perché comunque c'è un meccanismo di condivisione. Quindi riusciremo a scoprire che visibilità ha avuto questa iniziativa fuori Pistoia, esatto. Magari in Olanda, magari chissà dove. Esatto, esatto, perché comunque insieme a noi poi c'erano anche degli Instagrammers importanti, cioè con moltissimi follower, quindi quello è molto importante, hanno seguaci in tutte le parti del mondo, cioè comunicando con le immagini Instagram ha la forza rispetto a Facebook o a Twitter, che comunque è un linguaggio universale di immagini, e quindi veramente le immagini di sé sono andate in tutto il mondo, perché poi attraverso il meccanismo degli hashtag su cui si basa Instagram, l'hashtag di conseguenza le immagini che sono legate a quell'hashtag sono visibili in tutto il mondo, quindi Pistoia è veramente andata in tutto il mondo. Ecco, poi ho visto che c'erano comunque persone che sono molto attive su Twitter e su Facebook nel gruppo che avevate, quindi poi queste foto vanno anche sugli altri social. Poi ho riconosciuto almeno due blogger, quindi anche loro, oltre a utilizzare, certo, sì, sì, i social, utilizzeranno, quindi una comunicazione a 360 gradi. Esatto, cioè ci sono persone che sono appassionate semplicemente di Instagram e magari fanno altri lavori in questi gruppi che si ritrovano appunto quando si fa l'Instameet, ma ci sono anche poi persone che lo fanno per lavoro, quindi utilizzano poi i social a 360 gradi e permettono di amplificare ancora di più il messaggio che vogliamo dare attraverso l'Instameet. Benissimo, io ti ringrazio Ilaria e ti rimetto nella nostra foglia.
E niente, aspettiamo i dati, aspettiamo altre iniziative. Ciao e grazie. Alla prossima.